Ciao e bentornati nei video di Scatta e Impara, in particolare nelle pillole di Lightroom. In questo minuto e poco più vedremo come navigare all'interno di un'immagine ingrandita in Lightroom in modo molto preciso, scansionandola tutta. Siamo nel modulo sviluppo e vogliamo scansionare questa immagine attentamente quando è attivo lo zoom 1:1. Eseguo quindi lo zoom in qualsiasi posto e ora quello che vorrei è scansionare tutta la superficie. Il metodo migliore per farlo è quello di utilizzare i tasti della tastiera inizio, fine, pagina su e pagina giù. E proprio attraverso questi pulsanti riusciremo a navigare all'interno dell'immagine pezzetto per pezzetto. Il concetto è che inizio ci porta nell'angolo in alto a sinistra, lo vediamo qui nel navigatore. Fine ci porta nell'angolo in basso a destra, pagina su e pagina giù ci fanno scansionare la nostra immagine in modo lineare, come fosse una tabella. Quindi una possibilità è scegliere il livello di zoom che desideri, attraverso il tasto inizio andare nell'angolo in alto a sinistra, attraverso il pulsante pagina in basso cominciare a scorrere l'immagine, vedere ad esempio se è necessario rimuovere queste macchioline che sono uccelli, e via via proseguire per tutte le zone dell'immagine finché non si arriva alla fine. Ovviamente se lo zoom scelto è uno zoom elevato il processo sarà un po' lunghetto, però in alcuni casi per ritocchi precisi o rimozioni di macchie molto accurate può essere un trucco interessante. E tu lo conoscevi già questo trucchetto? Rimani sintonizzato e ci vediamo nei prossimi video. Ciao!